Profondi e Raul Bova sono una delle coppie della commedia corale di Fausto Brizzi, Indovina chi viene a Natale. La vostra è una coppia centrale perché sulla disabilità di Raul, a cui mancano entrambe le braccia, si generano una serie di gag e anche di riflessioni comunque. Allora, innanzitutto volevo sapere com'è nata questa esperienza. Raul, a te non posso fare a meno che chiedere com'è stato recitare soltanto utilizzando le gambe e i piedi. È stato, insomma, inizialmente avevo un po' di timore perché non sapevo come interpretare veramente una persona che ha questa disabilità e poi all'interno di una commedia. Poi però comunque il copione racconta, come dicevi tu, anche con una serie di gag, ma anche di parti di riflessione molto importante, anche un inserimento di questo personaggio, secondo me, in maniera veramente rispettosa e comunque di integrazione veramente di chi ha questo problema, cioè che comunque non viene visto come un diverso, ma anzi diventa meglio degli altri che comunque risultano forse meno positivi di lui. E poi ho fatto un po', insomma, mi sono preparato anche fisicamente perché comunque nel film ci sono delle scene in cui devo cambiare il pannolino a un bambino e ho voluto farlo io direttamente. Accendere il camino, prendere il fiammifero con i piedi e accendere la diavolina e poi accendere un camino, il fuoco con la diavolina. Infatti lì c'è la famosa battuta di Diego che dice sì, però con la diavolina sono capaci tutti. E poi sì, insomma, parlare con il telefono, bere con la Addirittura tazza. fare l'apertura dell'iPhone quando fai, non so come il Sì. termine che si usa, lui lo fa con il E, piede. insomma, è stato, cioè, pensavo che comunque era fondamentale per questo personaggio almeno dare una verità di quello che faceva, anche per rispetto al personaggio che interpretavo. So che per questa cosa sul set ti hanno preso un po' in giro, ti hanno detto che recitavi con i Sì, piedi. beh, E capirai. Claudio e Diego hanno tentato di metterlo a suo agio il più Sì, possibile, sì, sì. chiaramente. Però voi due a un certo punto si mettono i genitori di Cristiana, che sono interpretati da Diego Abbantuono e Angela Finocchiaro. Che sino ad allora sono dei super democratici, attenti ai valori sociali, attenti alla diversità, hanno un'azienda che produce panettoni e pandori dove ci sono dei disabili che lavorano. Però quando poi la mia sorpresa natalizia, che è Raul, arriva in casa e quindi si accorgono che in realtà la figlia ha più che diciamo, dato seguito a questi valori, perché addirittura si è innamorato di un ragazzo diversamente abile, lì si scopre un po' il senso dell'ipocrisia anche di molti valori, no? Quindi appunto il gioco della diversità è trattato in maniera delicato ed è chiaramente anche realistico, però è giocato sul filo della commedia perché è divertente anche l'effetto che la sorpresa fa su Angela e Diego e di come scombina il loro mondo di riferimento, che appunto sono tutti quei valori di cui sono convinti di essere i primi portatori, e anche però dall'altro lato, diciamo, un pochino la serietà di riuscire a fare luce anche su un mondo che personalmente almeno io non conoscevo e che invece mi ha completamente sconvolta perché appunto con i piedi gesticolano, quindi tu riesci, Sì. i ragazzi che erano con noi sul set facevano, cioè si facevano capire nel gesticolare, che io peraltro sto facendo molto, con i Sì, piedi. c'era appunto questa persona che mi ha insegnato a fare queste cose, anche avere una scioltezza per arrivare a usare i piedi, era incredibile, veramente, quando parlava, Metteva i faceva capelli quello, dietro sì, l'orecchio. mentre parlava si metteva i capelli dietro, così si toccava il naso, si grattava il naso, quindi insomma, veramente era sorprendente quello che facevano. E poi in più, scusami, volevo aggiungere che questa parte qua in un film di Natale, almeno io l'ho visto ieri e mi ha dato la sensazione che arricchisca moltissimo anche su una parte di riflessione o comunque anche per insomma, due attori come me e Cristiana, abbiamo portato a la commedia ad avere non quei valori altissimi dei film, insomma, di commedia che sono un po' inverosimili, che comunque diciamo che sono soltanto solo di battute, ma quasi il film ritorna ad una situazione anche di verità. Quindi a maggior ragione poi attori come Claudio, come Diego, che comunque partono con delle battute esileranti, diventano ancora più divertenti proprio perché comunque si respira un'aria di verità, comunque un'aria di verità familiare. Come diceva giustamente anche Cristina,
Cristiana è un film dove si ride della disabilità, però in maniera sempre molto delicata, un Sì. po' anche come il film Quasi amici che abbiamo visto l'anno Sì, scorso. non è che Poi, si ride della no, disabilità, su, non si diciamo. ride della disabilità, però insomma ci sono delle gag. Voi ad un certo punto non avete avuto, anche quando c'erano queste persone sul set, un po' di imbarazzo, di timore nel ridere di certe situazioni, di No, certe perché cose? loro erano i primi. Io qualunque cosa facessi, loro mi dicevano sì, è divertente, no, fa ridere, sì, fallo così. Perché comunque, ovviamente, non è perché non è, la nostra non integrazione mentale nei confronti di queste persone è proprio il fatto di sentirci in imbarazzo. Perché comunque sentirci in imbarazzo già li consideriamo diversi. Il fatto di considerarli diversi vuol dire che comunque già non li accetti. Invece l'accettarli, considerarli comunque come persone che non hai paura a guardarli, o paura a dargli una mano, paura a abbracciarli, a guardarli o a prenderli in giro, perché sono persone come te, tu potresti anche prenderli in giro, ovviamente non su un difetto, ma come lui, tu puoi farlo con lui, lui può farlo con te, con tanti difetti che magari posso avere io. E questa vuol dire uguaglianza, secondo me, a non aver paura di frequentare e abbracciare e vedere negli occhi una persona con disabile. E poi la cosa del ridere, in realtà, che nel film è molto chiara ed è anche il motivo per cui continuiamo a dire che abbiamo trattato il tema con grande delicatezza, perché non si ride di Raul, ma si ride dell'effetto che la presenza di un diversamente abile fa sugli altri, perché a quel punto, per cercare di maneggiare con cura la materia, Claudio, Diego, Angela Finocchiaro fanno delle gaffe e quindi tu ridi della gaffe. La cosa meravigliosa è anche che Raul ha interpretato questo personaggio senza moralismo, senza metterci quel principio etico per cui se tu tratti male o comunque se tu non sai ben relazionarti a un disabile sei un reietto sociale in qualche modo, no? L'ha fatto con una leggerezza che ti consente anche la commedia, per cui è tutto molto naturale. Quindi noi siamo forse un pochino l'elemento di siamo la cosa che attacca questa famiglia disneyana a terra ed è anche interessante perché è un esperimento per cui vivi quasi in una favola, però quello che vedi come favola ti può succedere a casa, perché in effetti poi insomma, Natale da famiglia allargata con degli sconosciuti che si presentano che ti dicono ciao, io sono il fidanzato di tua zia, è una cosa che Sì. potrebbe succedere insomma, a tutti. Infine, questo è un film sul Natale, parla delle famiglie, appunto anche allargate. Il vostro Natale, voi come lo vivete? Io andrò a casa di Cristiana e a Certo. casa Natale. perché prepara Ma ti lei porta da mangiare. esatto, perché lei guarda, Io cucina in un modo parecchio, esatto. incredibile. No, diciamo che stiamo cercando di pensare come fare questo Natale tutti insieme, cosa che ci farebbe molto ridere, però in realtà il nostro principio è che noi, dato che siamo dislocati geograficamente in maniera diversa, noi Vabbè, presiederemo tutte le sale cinematografiche, dal nord a sud, perché abbiamo la Campania, la Lombardia, la Toscana Angela, Roma, e quindi riusciremo a stare in tutte le sale, perciò noi invitiamo i telespettatori barra computer spettatori, non so come si dice, telespettatori, sì, web web spettatori, di spettatore, andare al cinema, che esatto. non deve suonare come una minaccia, ma come un invito. Io peraltro lì porterò il panettone, Sì, porteremo i panettoni in tutti i quindi. cinema e festeggeremo insieme alla gente. No, speriamo che piaccia il film perché comunque noi ci siamo veramente molto divertiti.